Dovevamo partire bene con cattiveria. L'abbiamo fatto, abbiamo indirizzato subito la partita nella maniera giusta, segnando due gol. E dopodiché, ovviamente, nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto perché dopo il C'è Vitturini. No, prego. Hanno preso coraggio, quindi abbiamo dovuto soffrire. Però questa vittoria è molto importante per noi perché ci ridà un po' di morale. Abbiamo dimostrato nuovamente di essere uniti e adesso si pensa già all'Avellino, che sarà sicuramente una partita molto difficile e dovremmo reinterpretarla nello stesso modo. Senti, complimenti anche da parte mia. Vabbè, insomma, tutti hanno visto la tua partita sul piano della personalità, della determinazione, della convinzione. Ci è piaciuto il Pescara del primo tempo, più aggressivo, più determinato, però insomma sofferenza direi inaudita nella ripresa. Perché? Probabilmente un calo fisico. Io personalmente ero un po' stanco perché comunque sono tornato giovedì dalla nazionale, dopo questa bella esperienza in Under 19 ci siamo qualificati per le finali europee che si terranno a luglio, però sapevamo che avremmo sofferto nel secondo tempo perché comunque loro dopo il gol, ripeto, hanno preso coraggio e ci hanno messo un po' in difficoltà. Sono una squadra che si deve salvare e quindi ce la deve mettere tutta. Davide, cosa è successo al 91esimo? Tutto quel nervosismo, quella rissa che è costata tra l'altro il cartellino rosso a Benalì. Tu cosa hai visto? No, non ho ben capito sinceramente. Un giocatore del Como è entrato in campo, si sono avvicinati, poi non ho capito, non ho visto. Senti, ma comunque insomma un fatto è acclarato, siete campagnaro dipendenti. Cioè, non... No, ma sicuramente ci dà sicurezza, ma per la sua esperienza che mette al servizio della squadra. Però anche gli altri comunque fanno sempre la loro parte e danno il massimo, quindi continuiamo su questa strada. Senti, non eri buono per la Lega Pro, non per fare polemica, no? Perché vabbè, insomma, le scelte vanno anche rispettate, magari avrai anche tu avuto qualche problema a Teramo, però non voglio fare questo discorso per polemizzare. In Serie B, invece, da quando sei stato chiamato in causa, anche quest'anno non hai mai tradito le attese. Ma probabilmente avrei fatto la stessa cosa in Lega Pro, non lo so, però noi giovani dobbiamo sempre dimostrare, essere pronti, farci trovare pronti, e questo è quello che sto cercando di fare in questo periodo. Davide, parliamo anche delle prossime gare, soprattutto della prossima gara, perché venerdì ci sarà questo anticipo importante ad Avellino, Pescara che sarà costretto a rinunciare ancora una volta a diversi titolari tra infortuni e squalifiche. Oggi è arrivato il cartellino rosso di Benalì, non ci saranno anche Zuparic e Torreira. In difesa prosegue l'emergenza. Sì, purtroppo il campionato di Serie B è lunghissimo, sappiamo, è difficile, quindi questo fa parte del campionato. Diffide, squalifiche, infortunati, ma la rosa secondo me è di alto livello, quindi non abbiamo problemi. Senti, Campagnaro è stato sostituito per preservarlo oppure perché c'è qualche problema? Ma qualcosa avrà avuto, sicuramente, però sicuramente era anche per preservarlo.